Un anno fa, esattamente 11 mesi fa, usciva questo video. Era lo speciale dei 10.000 iscritti. In quel video spiegavo come ero riuscito ad arrivare a 10.000 iscritti, quali erano stati i contenuti che mi avevano fatto crescere fino a quel numero. E da quel video, in meno di un anno, siamo riusciti ad arrivare ad oltre 30.000 persone. Quindi il canale è cresciuto di 20.000 persone. Nel video di oggi voglio spiegarti come ci sono riuscito, quali strategie ho attuato, che tipo di contenuti ho realizzato per crescere, per aumentare gli iscritti, per avere un canale più forte di quello che avevo un anno fa. In questo anno ho fatto dei video virali, ho fatto dei video che sono andati molto bene e ovviamente ho fatto anche dei contenuti che non hanno raggiunto dei risultati adeguati. Quindi dai miei errori e dai miei successi ho tratto delle conseguenze, ho imparato delle lezioni che condividerò con te oggi. E nel video di oggi voglio svelarti anche un segreto, permettetemi di chiamarlo così, che mi ha aiutato a crescere e che continuerò a sfruttare. Questo piccolo segreto che ho già svelato nella mia masterclass, che è gratuita, trovate il link in descrizione. Ho sfruttato questa tecnica anche per altri creator o persone che vogliono costruire il loro personal brand qui su YouTube e i risultati non si sono fatti aspettare, quindi anche per piccoli creator che ho aiutato negli ultimi mesi abbiamo raggiunto dei risultati. Da 200 visual che facevano di solito siamo arrivati anche a creare dei video, dei contenuti che hanno raggiunto le 10.000 visual. Quindi partiamo dal principio. Ho sempre desiderato avere un canale YouTube che fai un video al mese, viralissimo, che spacca e continua a crescere. Beh, questo non è il genere di canale che fa quel tipo di video. Ho fatto dei virali, ma ci arriviamo fra poco al discorso della viralità. Il mio canale è un tipo di canale che ha bisogno di molti contenuti per crescere, ha bisogno di contenuti mirati, perché ho scelto un target diverso, ho scelto una nicchia particolare, molto più ristretta di un canale di intrattenimento, di gaming, ma comunque mi dà i suoi frutti. Anche se può sembrare un canale piccolo, io riesco a monetizzare, riesco a guadagnarci, riesco a fare anche delle cose esterne a YouTube, grazie a YouTube, e riesco comunque a collaborare con le aziende. Quindi, secondo me, avere un canale grande o piccolo è relativo. Nel mio caso, 30.000 iscritti sono tanti, ovviamente. Non voglio soffermarmi e non voglio fermarmi su questo numero, ma ho voglia di crescere, voglia di migliorarmi, perché altrimenti starei qui a pettinare le bambole. Il mio obiettivo è migliorarmi e crescere insieme a voi, ed è il motivo per cui faccio anche questi video, perché come ci sono riuscito io, ci potete riuscire anche voi, e voglio condividere con voi quello che imparo, come in ogni video. Quindi il cercare la viralità non è il mio obiettivo. Se arriva, bene, se non arriva non fa niente, perché comunque non è quel genere di canale che voglio fare. Partiamo dalla prima cosa essenziale per qualsiasi piattaforma, per qualsiasi social network: i contenuti. Il mio canale ha una nicchia, come detto, ristretta e particolare. Tratto tre temi nello specifico: business, finanza personale e crescita personale. Queste sono le tre macro aree che vanno a colpire una determinata nicchia. Nel mio caso sono tre. All'interno di questi argomenti, macro argomenti che io tratto, poi ci sono delle sottocategorie. Per esempio, nella finanza personale parliamo di risparmio e parliamo di investimento. In business parliamo delle mie esperienze imprenditoriali e dei vari esperimenti di business online che faccio durante l'anno. Mentre in crescita personale parliamo di minimalismo, di esperienze di vita, vlog, e cerco di migliorarmi sia fisicamente che come persona. Quindi cerco di colpire anche delle sottocategorie in queste macro categorie che io ho scelto nel principio. All'interno di queste categorie e sottocategorie che ho scelto, cerco di fare tre tipologie di video: video da motore di ricerca, video di intrattenimento e video di esperienze personali. Ovviamente, se non abbiamo un contenuto, se non abbiamo nulla da dire, è difficile che le persone iniziano a seguirti. Quindi devi capire che il contenuto batte poi tutte le altre strategie che andremo a trattare nel video di oggi. Una volta che abbiamo scelto i nostri contenuti, dobbiamo capire che possiamo fare diverse tipologie di video. Nel mio caso, io ho scelto motore di ricerca, intrattenimento e empiriche, quindi le mie esperienze di vita. Come ben sappiamo, YouTube è un motore di ricerca, quindi ci sono delle persone che entrano in questo motore di ricerca e cercano determinati argomenti, cercano determinate cose. Quando noi conosciamo le materie che vogliamo trattare, possiamo capire come creare quei contenuti ad hoc nelle aree che abbiamo scelto per far sì che le persone ci trovino. Adesso immaginiamo noi di avere un canale piccolo
e nessuno conosce i nostri video, nessuno conosce il nostro nome. Ci siamo appena messi in gioco per creare il nostro canale YouTube. In questo momento dobbiamo capire che, essendo un motore di ricerca, dobbiamo fare dei video che le persone cercheranno nelle aree che abbiamo scelto. Quindi, esempio, finanza personale, come risparmiare in questo modo, oppure crescita personale, come saltare la corda. Sono tutti video che io ho realizzato in ottica motore di ricerca. Quindi le persone che non mi conoscevano probabilmente mi hanno trovato perché hanno cercato quella determinata cosa, quella determinata materia, quel determinato argomento su YouTube, e probabilmente è uscito fuori il mio nome. A fine video il segreto che vi svelerò riguarda proprio questo argomento: come fare dei video da motore di ricerca. Una volta che abbiamo creato i nostri contenuti, dobbiamo parlare del mindset. Tutti noi siamo abituati a voler avere tutto e subito. Nel mio caso su YouTube non è stato così. Ci ho impiegato tempo a trasformarlo in un lavoro vero e proprio, ci ho impiegato tempo a far crescere il mio canale, ma quando sono entrato su YouTube, quando ho aperto il mio canale YouTube, quando ho iniziato a fare video, il mio obiettivo era fare 2-3 video virali subito e crescere così da un giorno all'altro, avere il button dei 100.000 iscritti appeso dietro di me e continuare a fare video e guadagnare soldi e tutto quello che poi conosciamo del mondo del web. Non è così, ci vuole tempo, e il mindset di cui parlo io riguarda proprio il fatto che, essendo un motore di ricerca, noi dobbiamo creare tanti contenuti per far sì che il nostro canale cresca. Ci vuole tempo, non ci svegliamo oggi e facciamo 100 contenuti da mettere su YouTube, no, ci vogliono anni. Io, secondo la mia esperienza, ma poi in qualsiasi business, secondo me ci dobbiamo dare una scadenza di almeno 3 anni. In 3 anni dobbiamo raggiungere degli obiettivi concreti. Non è il primo giorno, non è il secondo, non è il terzo, non puoi fare il video virale e domani essere uno YouTuber, no, ci vuole tempo, ci vuole calma e ci vuole lavoro, come qualsiasi lavoro, ci vuole tempo, ci vuole dedizione, ci vuole perseveranza. Non puoi aprire il tuo canale YouTube e ottenere dei risultati subito. Ci sono dei casi che succede, ben vengano, ma non capita a tutti, non tutti sono Luis, quindi ci vuole dedizione. Prima di pensare ai soldi o di quanto puoi guadagnare con questo lavoro, devi farlo con passione, come qualsiasi altra cosa tu farai nella tua vita. Se non hai passione in questo campo, non farlo, desisti. Per esempio, ci sono stati dei video che io ho realizzato e nel breve termine io non ho ottenuto visibilità su quei video, ma ad oggi quei video hanno anche 100.000 visualizzazioni, 200.000 visualizzazioni, mi hanno portato 5-6.000 iscritti, parlo di un singolo video. Quindi non dobbiamo vedere quante visual o quanti commenti o quanti like ha fatto oggi quel video. Immaginate che quel video è su un motore di ricerca e per i prossimi anni continuerà a portarti visual. Anche una in più, anche un iscritto in più è un passo in avanti, è un passo in più verso quello che è il tuo obiettivo, magari di 10.000, 200.000 iscritti, non si sa, ognuno poi ha i suoi obiettivi. Quindi devi ragionare a lungo termine. YouTube è una piattaforma a long form, non è una piattaforma che ti fa ottenere tutto in breve termine, ci vuole tempo, ci vuole dedizione, e questo è il mindset giusto per iniziare a fare YouTube. Terzo, parliamo del segreto. Come vi ho detto, YouTube è un motore di ricerca e il mindset giusto è quello di lavorare con un motore di ricerca, quindi fare dei video virali non è la scelta migliore. Arriveranno i video virali, ma non puoi deciderlo tu, la viralità non si cerca, arriva e basta. Mi è capitato, è improvvisa e non la puoi gestire tu, arriva da sola. E siccome è un motore di ricerca, dobbiamo fare un lavoro sulle keyword giuste, sui tag da inserire nel video, sul copy da inserire nella descrizione del video. È tutto collegato. Io utilizzo questo tool, si chiama TubeBuddy, vi lascio il link in descrizione. Questo tool ti aiuterà a capire come strutturare il titolo del tuo video. Quindi ti aiuterà a capire se utilizzando quel titolo otterrai una buona posizione nel motore di ricerca, se c'è competizione su quel titolo, se c'è tanta ricerca su quel titolo. E in base a queste ricerche sulla keyword giusta, utilizzando questo tool che si chiama TubeBuddy, possiamo capire qual è il titolo giusto per il nostro contenuto, qual è il contenuto adatto che possiamo realizzare per far sì che le persone ci trovino nel motore di ricerca. Ma non oggi, non domani, tra un anno, tra due, quel video magari avrà ottenuto un tot di visibilità grazie al fatto che è stato costruito come un video da motore di ricerca. Questo tool però non è soltanto utile per creare il titolo giusto al tuo video, è utile anche per mettere i tag giusti al tuo video. Infatti, come tool ti consiglia quali tag inserire su quel video in base
al titolo messo e al copy, alla descrizione che è inserito in quel titolo. Una volta che noi abbiamo inserito il titolo, il copy nella descrizione e i tag giusti, otterremo un punteggio che, in base al colore di quel punteggio, capiremo se abbiamo fatto un buon lavoro per il motore di ricerca o meno. Se è giallo è mediocre, se è rosso ovviamente negativo, se è verde abbiamo il numero giusto per far sì che il nostro video probabilmente verrà trovato nel motore di ricerca. Ovviamente questa tecnica non vi aiuterà a diventare favij, non vi aiuterà a fare un canale da 100.000. Dovete avere dei contenuti, dovete avere qualcosa da dire in questi video, perché poi potete utilizzare tutte le tecniche del mondo per provare a crescere su YouTube. Se non avete contenuti, è difficile che le persone si fidelizzino a voi. E soprattutto, questa vale più di tutte le altre cose che ho detto in questo video, cercate di portare valore con i vostri contenuti. Insegnate quello che sapete, condividete quello che state studiando, cercate di condividere le competenze che avete, perché questa varrà più di ogni altro segreto che esiste per crescere su YouTube, perché vale più di tutto. Detto questo, ragazzi, spero che questo mini speciale dei 30.000 iscritti vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete un canale di YouTube, se volete crescere qui su YouTube. Magari possiamo fare un video dove reagisco ai vostri canali YouTube. Scrivetemelo qui sotto nei commenti, così magari giriamo questo video. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!